Stefano L mi scrive un messaggio e mi dice: Max, tu sei un esperto di copywriting, dammi la formula per scrivere un testo vincente per i miei messaggi. Stefano, il copywriting è una scienza, è uno studio, tutta quella roba con i soldi che escono, quella roba americana, quella roba è roba, non funziona. E serve soltanto per far vendere il libro al guru del momento. È fine della storia. Tutto quello che sembra semplice, che ti fa fare soldi facili, tutta quella roba là, il prodotto sei tu. Detto questo, se si studia, un po' di roba si può fare. Allora, prima di tutto hai necessità di capire un concetto molto importante che ha detto proprio LinkedIn qualche giorno fa. Cosa ha detto LinkedIn qualche giorno fa? LinkedIn nel Tactical Plan Selling ha detto: tu hai soltanto 8 secondi per colpire l'attenzione del tuo potenziale cliente. E infatti lui suggeriva nel primo messaggio che mandi al tuo potenziale cliente di scrivere un testo quanto più breve possibile per spingere all'azione il tuo potenziale cliente, perché hai 8 secondi a disposizione. E infatti in questo libro Copywriting Quantistico, io l'anno scorso proprio di questo ho parlato, minima quantità efficace di informazione per spingere il tuo potenziale cliente all'azione, perché hai pochissimo tempo. Allora, in questo pochissimo tempo possiamo andare a utilizzare quelli che io chiamo i ganci quantici, gli elementi quantici, proprio minima quantità efficace di informazione. Allora, vediamo che cosa sono questi ganci e come possiamo utilizzarli per creare un messaggio sia breve, ma puoi utilizzarli anche per creare un testo di una landing o una pagina di vendita o una sales letter. Puoi utilizzarlo per qualsiasi cosa. L'importante è che crei ogni volta piccoli blocchi di testo molto veloci, ma che contengono la giusta quantità di informazione per spingere o l'utente a compiere un'azione o a spostarsi nella parte successiva del testo. Beneficio immediato. Cosa ottengo? Cosa ottengo dal tuo prodotto, dal tuo servizio? Qual è il beneficio immediato che ottengo? Elemento spiacevole che posso evitare? Qual è l'elemento spiacevole che evito grazie a questa pillola? Evito di avere mal di testa, evito di sentirmi stanco, oppure il risultato desiderato misurabile. Cosa ottengo proprio a livello misurabile? Risparmio 170 euro al mese. Svantaggio che puoi evitare. Qual è lo svantaggio che posso evitare? Chiaramente, se ognuno di questi punti, ve ne elencherò 16, possiamo parlare veramente per tantissimo tempo. E ne abbiamo parlato io e Giuseppe Franco per 50 minuti in una delle ultime puntate che trovi nel podcast Mai Dire 30 minuti di marketing, che ti consiglio di ascoltare. In questo video di pochi minuti, saranno 6 o 7, devo andare un po' più veloce, ma comunque ti do qualche dritta interessante. Quindi ti consiglio, se vuoi approfondire, di andare su 667.agency/podcast oppure su iTunes, Spotify, Google Podcast ed ascoltare la puntata dedicata a questo argomento. Caso reale. No? Ti racconto in che modo io ho perso 30 kg grazie a questo metodo. Il fatto che io abbia perso 30 kg è un caso reale. Oppure ti dico in che modo la signora Maria è riuscita a fare questa cosa grazie a... E quindi è un caso reale. Tempo, mancanza, guadagno, come recuperare un'ora al giorno grazie a questo metodo, grazie a questa cosa, grazie a questo suggerimento che ti darò, grazie a questo prodotto. Urgenza e scarsità sono dei must, Cialdini ce lo insegna, però attenzione a non abusarne, perché se dici che oggi sono gli ultimi 3 giorni, il cervello rettile sì, si attiva e comincia a fare una serie di cose, ma se poi fra 3 giorni lo dici ancora che mancano 3 giorni e poi ancora 3 giorni, non funziona più. La scarsità, ultimi 3 pezzi, poi se dici che sono sempre gli ultimi 3 pezzi, a un certo punto il cervello rettile sa che è una bugia, per cui non funziona più. Consenso sociale, il consenso sociale è fortissimo, no? Sono tutte le recensioni che troviamo sotto i siti e-commerce oppure le recensioni che troviamo su TripAdvisor quando andiamo a scegliere un ristorante, funzionano fortissimo, molto. Per cui ti consiglio sempre di lasciare testimonianze sotto ai tuoi prodotti, sotto al tuo servizio, in modo tale che le persone si tranquillizzano perché vedono che già qualcun altro ha comprato il tuo prodotto, il tuo servizio. Tutto quello che rientra in soluzioni, metodo, consigli, il consiglio del medico, il consiglio dello specialista, la soluzione, il metodo per raggiungere questo risultato. Errori, falsi miti, bugie, le bugie del marketing, no? Quante volte abbiamo detto le 5 bugie del marketing, le 5 bugie di queste, le bugie delle case farmaceutiche, gli errori, i falsi miti. Non è vero che nelle aste immobiliari c'è la malavita, sfatiamo questo mito, sfatiamo il mito di questa roba qui.
lo stato emotivo, creare uno stato emotivo di ansia, di frustrazione, per fare in modo che il problema che è all'interno del nostro potenziale cliente possa essere portato all'esterno attraverso la creazione di un sistema di ansia e frustrazione. E quindi allarme e pericolo sottovalutato. Se stai vendendo un sistema di allarme, rientriamo proprio nell'allarme, sistema di allarme per la casa, puoi dire: guarda, prima che ti rubino in casa, attenzione perché la tua casa in questo momento è molto esposta e quindi crea un sistema di ansia, uno stato di ansia, ma anche uno stato di felicità. In questo momento il tuo potenziale cliente si trova in uno stato di frustrazione perché gli fanno male i denti, ma grazie a questa pillola ti troverai in uno stato di felicità perché ti passerà il mal di denti, ti passerà il mal di testa e così via. Quindi da uno stato di frustrazione a uno stato di felicità. Fagli fare il percorso. Proiettalo in un futuro gioioso grazie al tuo programma, al tuo servizio, al tuo prodotto. Scoprire che è facile. Molto spesso è un po' sessista questa cosa, tu vedi però che ci sono, non so, quei prodotti molto da uomo, non so, il trapano, quegli oggetti un po' che vengono utilizzati da donne, magari con i tacchi a spillo. Dicono, cioè, se una donna col tacco a spillo, questa cosa è sessista, non mi piace, però molto spesso si vede, se una donna col tacco a spillo sta lì col trapano, vuol dire che tu, grande uomo, non riesci a fare un buco nel muro e attaccare un quadro. Quindi scoprire che è facile, che è più facile di quello che pensi, può spingere le persone a compiere un'azione. La reciprocità, tu dai qualcosa a me, io do qualcosa a te, è una cosa che funziona sempre. E la promessa è una cosa che funziona soprattutto quando il tuo è un prodotto o un servizio che richiede tempo per la spiegazione. Allora tu prometti qualche cosa. Ad esempio, se il mio prodotto è complicato, però ti permette di guadagnare 1 milione di euro e te lo dico subito, dico: guarda che da qui a 20 minuti ti dirò come guadagnare 1 milione di euro e sono sicuro che tu quei 20 minuti me li regalerai volentieri. Quindi prometti immediatamente cosa otterrò in modo tale da conquistare la mia attenzione. E ora vediamo un esempio pratico. Un esempio semplice per capire cosa c'è dietro. Dammi 5 minuti e ti svelo il metodo che mi ha permesso di risparmiare 170 euro al mese con soli 10 minuti di impegno a settimana. Questo è un piccolo annuncio, un esempio, ma vediamo cosa c'è dietro. Dammi 5 minuti, reciprocità. Tu dai 5 minuti del tuo tempo a me e io darò qualcosa in cambio a te, ti svelerò il metodo. Stiamo nel metodo della promessa, sia nel campo del metodo sia nel gancio della promessa. Il metodo, ma ti prometto anche qualche cosa. Caso reale, mi ha permesso a me, quindi se ha permesso a me c'è una persona reale, è un caso reale, di risparmiare 170 euro. Cosa è proprio il risultato atteso? 170 euro, un numero ben preciso. Con soli 10 minuti, quindi scopri che è facile, quindi risparmiare 170 euro al mese è facile, scopri che è facile. Quindi come vedi in queste 10 righe, in queste poche righe, in realtà ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ganci. Quindi il mio consiglio è: metti 16 ganci davanti, studiali uno per volta e quando crei il tuo testo cerca di mettere all'interno quanto più possibile e far sì che il tuo utente sia agganciato più volte durante la lettura del testo e spinto all'azione. Bene, spero che questi suggerimenti ti siano stati utili. Nel caso lascia un commento se vuoi, scrivimi se hai bisogno di maggiori informazioni e detto questo, sii felice ovunque tu sia. Ciao!